Chiedo scusa, revoco la votazione. Pensavo che fosse il presidente Giachetti ad aver annotato qui, invece gli devo chiedere il parere ho sbagliato io perché ci siamo avvicendati. Prego. Il Sì, collega grazie Mattiello. Presidente. Il parere è favorevole al 26.200 e il 26.1, invito al ritiro, parere contrario. Poi abbiamo anche lo 0.26.100.1 Occhiuto. Invito al ritiro, parere E il contrario. 26.100, nuova formulazione della Commissione. Favorevole. Favorevole. Bene, la ringrazio. Il A lei, Governo? Presidente. Conformi al relatore, grazie. Bene, 26.200, da votare ai sensi dell'articolo 86,4 bis del regolamento. Parere favorevole di Commissione e Governo. Mi scuso ancora, dichiaro aperta la votazione. Lainati, Binetti. Il Chi non ha votato? Allora, Binetti ha votato, Lainati ha votato, hanno votato tutti, dichiaro chiusa la votazione. 318 favorevoli, 9 contrari, la Camera approva. Quindi il 26.1 a questo punto risulta assorbito dalla votazione del 26.200. Andiamo allo 0.26.100.1 Occhiuto. Il parere è contrario. Dichiaro aperta la votazione. Chi non ha votato? Gadda. Qualcun altro? Di Benedetto. Chi ha? Ferraresi. Collega Ferraresi non riesce a votare, proprio spento. Bene, allora mandiamo il tecnico. Malpezzi. Vediamo Ferraresi se riesce a votare. Bene, dichiaro chiusa la votazione. 34 favorevoli, 294 contrari, la Camera respinge. Adesso andiamo al 26.100, nuova formulazione della Commissione. Il parere è favorevole di Commissione e Governo, non ci sono interventi. Dichiaro aperta la votazione. Di Benedetto. Di Benedetto, ecco, ha votato. Lattuca. Colleghi, per favore, però, non c'è bisogno di urlare così. Fitzgerald. Cesaro Antimo. Chi altro non ha votato? Mi pare che abbiano votato tutti. No. Ecco, Moscat. Bene. Dichiaro chiusa la votazione. 295 favorevoli, 36 contrari, la Camera approva. Votazione dell'articolo 26. Se non ci sono interventi lo pongo in votazione. Dichiaro aperta la votazione. Chi non riesce a votare? Gigli.
Gigli. Pilozzi Vecchio. Carbone. Carbone. Qualcun altro? Bene, dichiaro chiusa la votazione. 303 favorevoli, 35 contrari, la Camera approva. Adesso chiediamo al relatore i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 27. All'articolo 27, Presidente, abbiamo lo 0.27.1.